MIT è un progetto che è partito come Comset ormai 7 anni fa, insieme a Fondazione Caripro, per creare il primo centro internazionale per l'arte e la cultura digitale in Italia, interconnesso, e questo l'abbiamo costruito, con l'Europa e con il mondo. Perché? Perché vogliamo spostare l'attenzione dalle tecnologie alla cultura, perché sosteniamo che il nostro digital divide in Italia, ma purtroppo non solo in Italia, non è più solo tecnologico, è culturale, e quindi vogliamo offrire occasioni di incontro, come recita il titolo del nostro centro, di incontro con persone, esperti, idee, confronti, produzione. Quindi è un luogo di scambio, è un luogo di incontro. È uno spazio fisico, ristrutturato da Carlo Ratti, e che mette veramente in connessione fisica e virtuale le persone. Il MIT come spazio fisico si è realizzato intorno a dei concetti. Il primo dei concetti fondamentali per noi è l'immersività come esperienza. Quindi è un luogo di esperienze immersive, emotive, fatte, realizzate, praticate non solo con tecnologie note di realtà virtuale come gli Oculus, ma anche in una sala immersiva, che è una sala che ospita su 3 pareti proiezioni che si possono realizzare interattive, in tempo reale e quant'altro, e che permettono veramente di entrare in un'altra dimensione narrativa, anche in connessione col mondo esterno. Quando abbiamo incontrato MIT è stato da subito chiaro che ci trovavamo davanti a una realizzazione particolarmente complessa, fuori dal comune. Il tema dell'immersività e della proiezione di opere digitali aveva bisogno di una particolare attenzione e cura dei sistemi di proiezione. Le modalità di visualizzazione legate appunto a questo tipo di opere digitali dovevano essere controllate e coordinate da sistemi di controllo molto complessi e tutto questo ha avuto un impatto di parecchi mesi sui nostri architetti, sui nostri progettisti multimediali, che hanno dovuto studiare delle soluzioni particolarmente innovative e customizzate, fortemente personalizzate per MIT. Per raggiungere gli obiettivi, poi ci trovavamo davanti a diversi vincoli. In primis, l'ambiente era un ambiente da ristrutturare, non era un ambiente nato per il tipo di realizzazione che il cliente si aspettava. Lo spazio immersivo aveva delle colonne e queste colonne potevano interferire con la proiezione e quindi abbiamo dovuto studiare delle soluzioni che non interferissero con le colonne, ma che soprattutto non facessero in modo che il visitatore proiettasse la sua ombra sulle opere digitali. Per superare questi vincoli ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione di Epson, che con i suoi prodotti ci ha consentito di creare una superficie immersiva di proiezione, grazie alla tecnologia di Edge Blending, che ha fatto sì che su tutte e 3 le pareti della sala immersiva l'immagine potesse essere proiettata in modalità uniforme e senza interruzioni. E oltre a questo abbiamo utilizzato sempre di Epson delle ottiche ultra short throw, sono delle ottiche corte che hanno consentito il posizionamento dei proiettori in prossimità delle superfici in modo tale che da livello architettonico non fossero visibili e a livello funzionale non interferisse il visitatore con la sua ombra sulla superficie di proiezione.